Buongiorno. Allora, continua la nostra presentazione dei nuovi arrivati che purtroppo un po' per il ritiro, un po' per gli allenamenti non abbiamo potuto fare prima. Come vi dicevo, prima che arrivassero tutti i giocatori, noi quest'anno il nostro programma era quello di trovare giocatori professionisti, non come qualcuno diceva con le figurine Panini. Abbiamo cercato di trovare tutti i profili adeguati al progetto Cesena e devo dire che fino adesso tutte le scelte fatte sono state azzeccate. Abbiamo trovato prima di tutto, abbiamo guardato la persona, l'uomo, il professionista e soprattutto il professionista con la cultura del lavoro, perché la nostra idea quest'anno era quella di avere un gruppo con una cultura importante del lavoro e soprattutto di avere dei professionisti veri, con la voglia di poter fare qualcosa di importante qui a Cesena. E devo dire che ci stiamo arrivati bene, abbiamo fatto delle scelte importanti, è stato bravo Stefano a riuscire a portarli prima di altri qui a Cesena, perciò fino adesso il nostro lavoro devo dire che è stato buono. Adesso penso che la parola passi ai due protagonisti perché è giusto che le domande siano fatte a loro, grazie. Con Giuseppe. Allora, intanto buongiorno a tutti. Per me è una tappa importante della mia carriera, sicuramente. Ho giocato l'anno scorso ad Alessandria. Ti dico, la scelta di Cesena è stata una scelta molto facile. Penso di aver ricevuto la chiamata un giorno, la sera avevo già accettato, avevo già detto di sì, quindi è stata una cosa lampo. Sicuramente ho giocato in questo stadio, so cosa può dare, so cosa ci può dare a livello di entusiasmo, quindi il nostro obiettivo è proprio quello di portare più gente possibile allo stadio, cercare di farli giocare insieme a noi, quindi sono sicurissimo, anzi, che quest'anno sarà un anno importante, un anno dove un gruppo che ha fame in Serie C può fare la differenza. Quindi ci siamo. Noi, da quello che vedo anche in allenamento, siamo una squadra coesa, una squadra che sta cercando di conoscersi e vedo un futuro roseo per questa squadra. Puntiamo anche perché, insomma, mi pare di capire che stavolta, quest'anno, le idee siano chiare e vi prendono tutti con determinate caratteristiche, cioè, come diceva prima Agostini, prendono tutti uomini, professionisti, gente che ha fame, nonostante le discrete carriere già, sono Daniele Zambro, scusate, da Carlino. Ecco, tu hai detto che effettivamente, ripeti un po' quello che dicono un po' tutti, no? Che Cesena è una grande piazza, e che quindi è una tappa importante nella vostra carriera. Ecco, all'interno del gruppo noti in generale questa fame, questa determinazione. Siete stati voluti tutti dal mister toscano, li ha scelti uno per uno e loro sono stati bravi a portarli, no? Adesso qualche difficoltà per qualcuno c'è, ma sicuramente voi siete arrivati
tua, cioè ne hai visti altri di gruppi importanti che hanno avuto successo. Ecco, è il gruppo che può puntare con determinazione alla promozione? Beh, sicuramente a livello di scelte tecniche non si discute. Io parlo di uomini e quello che vedo è un gruppo di uomini, appunto, che poi è quello che fa la differenza. La verità è che per vincere c'è bisogno di uomini. La fame, io penso che se non c'hai fame devi smettere. Quindi la fame credo che tutte le squadre ce l'hanno. Poi è normale. Quello che fa la differenza è la qualità tecnica e l'aspetto umano. Se hai un gruppo coeso, un gruppo che tutti i giorni dal massimo, sicuramente otterrai dei risultati positivi. Con chi hai giocato qui? Con Ascoli e Crotone. Con Ascoli, se mi ricordo bene, non so se proprio sei sceso in campo, sei rimasto in partita dalla partita. Ho avuto un piccolo problema prima della partita e non in il riscaldamento sono stato sostituito. No. 10 anni fa. Non mi ricordo, la partita non mi ricordo com'è finita, però mi sembra che abbiamo perso. Che poi era l'anno che il Cesena è andato in Serie A, se non sbaglio. Hai fatto due esperienze in Romania. Sì. E dopo di quelle sei tornato in Italia e praticamente si è fatto una partita, comunque il titolare. Cosa ti hanno insegnato quelle esperienze? Ma ti dico, l'esperienza in Romania è stata super positiva perché ho conosciuto un mondo soprattutto che non mi aspettavo, di gente che comunque sia lavora tanto, che era una cosa che non mi aspettavo, anche a livello di professionalità ho trovato un ambiente importante, quindi sicuramente mi ha fatto crescere. Sono andato lì che avevo 20 anni, 21 anni, e purtroppo all'ultima giornata mi sono rotto il crociato, quindi sono dovuto tornare in Italia perché sinceramente dopo quell'esperienza mi si era aperto un bel mondo, però poi sono dovuto tornare in Italia perché appunto mi ero rotto il crociato l'ultima partita, io ero il proprietario del Parma e sono dovuto tornare indietro. Ma secondo me guardare nel lungo non va mai bene, nel senso che per vincere un campionato serve che anche quando giochi partite sporche cerchi di portarle a casa. Quindi l'importante è lavorare nel giornaliero e preparare la partita che viene nel migliore dei modi, cercando di portare i 3 punti. Così facendo nel lungo periodo avrai i risultati. Però se pensiamo già di vincere il campionato, pensiamo già di arrivare alla fine, è la cosa più sbagliata. Pensiamo partita per partita e man mano vedremo a che punto saremo. Tecnicamente dove c'è? Colpo di testa? Fisicamente, colpo di testa. Meno. Fatto con città e ambiente? Ma ti dico, ho qualche amico che ha giocato qui a Cesena, mi hanno tutti parlato molto bene della città. Sabato, Roberto Sabato, ho parlato con Roberto e mi ha detto che lui è stato qui e si è fermato addirittura con la famiglia, quindi mi ha detto che si è trovato benissimo. Anche Ricci è un amico, lui è di qua, però mi hanno detto tutti che si sta bene, comunque sia quello che sto vedendo anch'io. Come funziona
stata Susena? Vai a guardare chi è stata Susena. No, sinceramente mi hanno chiamato loro, nel senso che anche le mogli sono amiche, quindi per quanto riguarda la casa, queste robe di qua si sono sentiti e è venuto fuori, comunque sia che loro si sono fermati qua a vivere. Decidono loro sempre. Pensi di poter fare qualcosa di analogo? Pensi? Di poter fare qualcosa di analogo qui? Ma vedremo. Vedremo. La buona volontà c'è. Comunque sei sposato? Sposato no, ma ho 3 figli. No, produttivo. Sì. Grazie. Ok, grazie. Scusa, come hai detto? Desiree. Due. Innanzitutto buongiorno, Cesena non c'è tanto da raccontare, non devo essere qui a raccontare Cesena che piazza è, c'è una storia dietro, cioè, io sono qui per dimostrare il mio valore, mettermi sempre a disposizione dei compagni, del mister, sperare di fare il più bene possibile. Un'annata così mi ha fatto crescere tanto, sotto il punto di vista come uomo, calcisticamente, mi ha dato l'opportunità di dimostrare magari che negli anni precedenti non ho avuto. Opportunità che non hai avuto in precedenza? Nel senso di dimostrare il mio valore. Okay. A Monterosi mi sono trovato bene e mi hanno dato la libertà di esprimermi nel migliore dei modi. Quindi sei giusto, nel senso che sei uno che ha fame, che vuole dimostrare... Tanta fame. La cosa prima dicevi nel senso che forse da Avellino, se non una piazza un po' diversa, ti aveva dato l'opportunità di esprimere quel migliore che credevi per motivi che poi dopo non devi per forza dirmi, nel senso, cioè l'anno scorso ti sei riuscito a esprimere in modo che forse da Avellino non eri riuscito per questioni legate all'ambiente o... No, cioè era una rosa molto più ampia, più competitiva. L'ho avuto l'opportunità, ho dato il mio contributo, però comunque a Monterosi ho avuto più la serenità, più la disponibilità per questo. Qui com'è la rosa? È competitiva? Secondo me è competitivo, bisogna sempre giocare, no? Sempre iniziare il campionato per poi parlarne, però secondo me dal punto di vista dei ragazzi che ho conosciuto, secondo me c'è tanta fame di gruppo, che si aiuta uno con l'altro, e secondo me è questo che magari fa andare avanti una squadra. Scusa, datemi una descrizione, tecnicamente un po' la stessa domanda che ho fatto. Tecnicamente io ho visto quello lì, pare anche molto bene. Grazie. Preferisco non giocare. Preferisco? Scherzo. Non so se puoi schiare le cose. No, io... Mi piace... Cioè, il mio ruolo che magari mi adatta al meglio è esterno sinistro, quinto a sinistra. Che poi negli anni ho coperto vari ruoli, tra mezzala, seconda punta, quinto a destra. Però quello che magari mi trovo un po' meglio è il quinto a sinistra, piede invertito. Anche a destra?
Anche a destra, sì. Sì. Monterosi ho giocato più da mezzala. Mezzala a destra, mezzala a sinistra. Però preferisci il quinto sinistra. Sì. Senti, spero. Più ne faccio, più... Obiettivo? Obiettivo di gol? Superare, magari arrivare in doppia cifra. Sì. Veniamo un bacio. Cosa? Veniamo da un bacio. È arrivato a 6. Ci proviamo. Perché tu hai avuto delle referenze con Giuseppe, cioè quando hai saputo che Cesena era nelle tracce, hai chiesto in giro a qualcuno? No, non ho chiesto nessuno. Mi è bastato la chiamata, quindi subito accettato. Ascolta, per essere un po' meno banale del solito, se no, senza quei soli domande. Una bella barba e due orecchini. Tatuaggio? Sì, no. Che filosofia ci sta? Ma è una cosa che mi piace esteticamente. Esteticamente ti piace? Sì. La barba? La barba, sì. Ma sai quanti di loro mi dicono leva la barba? Chi loro? Anche loro. Però non la levo. In caso di promozione? Mi raso tutto, anche i capelli. Speriamo non prima. No, o perdi una scommessa grossa, però. L'ultima cosa, ti voglio chiedere anche a te per l'impatto per la città, visto che comunque hai sempre giocato comunque molto lontano da qua. Non mi sembra che tu sia mai venuto a giocare qua, ad esempio, la città come ti è sembrata? Ma la città, l'impatto mi è piaciuta. Non ho mai avuto l'occasione di giocare da avversario qui a Cesena, però comunque conosco un po', che ne ho guardate di partite. E adesso sono qui, che sono qui a giocare per il Cesena. Spero di vedere magari lo stadio pieno ogni domenica.